Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati e benvenuto anche al candidato sindaco della lista Nicolangelo D'Acunto, sindaco di Ceriale per le elezioni amministrative di domenica 10 giugno. Sigla. Help me somebody. Allora, professor Nicolangelo D'Acunto. Buonasera, caro professore. Come è tenuto in mente di presentarti innanzitutto alle elezioni come candidato sindaco? Ma essenzialmente perché ritengo sia necessario impegnarsi in questa fase storica per non stare sempre alla finestra e per cercare di migliorare il mondo, ciascuno per la sua parte. Hai appena detto storica, tu professore in merito di storia medievale? Sì, sono professore ordinario di storia medievale, quindi mi occupo sempre di morti. Ma in questo caso voglio occuparmi del mondo attuale e credo che sia utile anche per chi fa il mio mestiere affrontare sfide come questa, per conoscere meglio il mondo, per conoscere meglio la popolazione, per conoscere meglio come funziona tutto quello che tu vedi nelle fonti del passato, oramai raffreddato, pietrificato e che invece qui è vivo. E se non si ha esperienza del proprio tempo diventa difficile anche capire il tempo passato. I programmi del passato li conosciamo, ma il programma del presente è molto e del futuro importante. Prossimo venturo del professor Nicolangelo D'Acunto, candidato sindaco di Ceriale, qual è? Ma allora, essenzialmente noi miriamo al cambiamento, che può essere una parola vuota, però intanto la prima cosa è quella di rinnovare il personale politico a Ceriale, cioè di portare persone nuove, di avvicinare persone nuove, giovani professionisti, persone attive sul territorio, ma mai coinvolte dalla politica fino a questo momento, tranne rari casi all'interno della mia lista, e che però intendono mettersi in gioco per presentarsi con le loro competenze professionali in modo tale da incidere sulla realtà locale in cui vivono e in cui vogliono far crescere i loro figli. Quindi in una realtà, quella di Ceriale, che per metà è agricola, certo, e per metà turistica. È esattamente questo il problema. Noi abbiamo una realtà agricola che è la seconda della regione Liguria, quindi noi tendiamo a insistere naturalmente sul turismo, perché la Liguria si autoconcepisce come una terra di turismo, di mare, eccetera, ma la nostra, la peculiarità del nostro territorio è quello di avere un'economia agricola che ha resistito, che si è rinnovata, che ha saputo modificare le colture, i metodi e nel corso dei decenni ha continuato a godere di una grande, diciamo, capacità di conservare e di produrre ricchezza. Ecco, questo settore, questo comparto va, secondo noi, rafforzato, va integrato con l'altro settore, che è quello turistico, perché ci sono modalità oggi sempre più convincenti per fare in modo che i due comparti si uniscano, in quanto il territorio viene concepito come un tutt'uno, per cui il mare e il nostro entroterra, nel nostro caso sono le nostre bellissime colline, possono costituire veramente un terreno comune di incontro e di interesse, perché gli agricoltori hanno questo rapporto con la terra, con il suolo, con la capacità di modificarlo, con la loro appunto vita in simbiosi con il suolo, e invece poi dal punto di vista turistico occorre inserire questa loro capacità nel rinnovamento della possibilità di creare strutture di accoglienza, di creare appetibilità per il nostro territorio. Qui abbiamo molte potenzialità, quindi turismo e agricoltura insieme, un turismo che va certamente rafforzato con manifestazioni, con la destagionalizzazione, che è la parola magica del turismo, e cioè cercare di prolungare il più possibile la stagione turistica e in modo anche tale. Anche e certo, il prima e il dopo, cioè in modo tale da usare il nostro splendido clima che altrove non c'è e che pone in modo diverso per noi la sfida, ma con delle potenzialità altrove sconosciute. Insomma. Un'ultima domanda, candidato sindaco, professor Nicolangelo D'Acunto. Se vieni eletto, qual è la priorità assoluta, il tuo primo polo di intervento? Allora, la sicurezza è molto importante. Noi dobbiamo insistere molto sul rafforzamento della polizia locale in modo tale che ci sia una sensazione e una realtà di sicurezza. I cittadini si sentono
poco protetti dallo Stato e si sentono da soli. Noi dobbiamo aiutarli invece a superare questa sensazione di insicurezza attraverso il potenziamento del corpo di polizia, una volta che si chiamava dei vigili urbani, e però allo stesso modo potenziando l'integrazione con le altre forze dell'ordine, potenziando il presidio sul territorio, perché per esempio anche il rilancio del commercio in realtà poi incide sulla sicurezza, perché se un territorio è vissuto, se ci sono negozi aperti, la delinquenza si allontana perché ha bisogno di discrezione. Per cui sono tutti comparti questi che si integrano uno con l'altro e bisogna trovare però dei provvedimenti concreti che aiutino a rimettere ordine e a risolvere i problemi nei limiti del possibile, ma piano piano, uno per volta, con gradualità, senza farsi troppe illusioni, però con la fondata speranza che abbiamo grandi potenzialità sul nostro territorio. Professor Nicolangelo D'Acunzo, professore ordinario di storia medievale, candidato sindaco con la sua lista per il comune di Ceriale, si vota il 10 giugno. In bocca al lupo. Molte grazie, molte grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti.